Allora, una puntata di teleselezione quasi drammatica. Mamma qui mia. A parlare di punti IVA, incentivi che non arrivano, decreto sul lavoro, sgravi sbagliati. Per fortuna arriva l'uomo che ci può illuminare. C'è lui. Con il suo respiro, con il suo sguardo profondo. Che c'è il respiro asmatico? Il grande Dario Bergassola! Buongiorno a tutti, ma c'avete anche una sigla? Ah, gli applausi. No, sì. No, è per te, Come va? Come state? Come punta? Gli applausi? No. Guarda, ti accogliamo. La colonna sonora di che film è questa? L'ultimo dei miei cani. L'ultimo dei Moicani, Dario. L'ultimo dei Moicani, non state per i capelli. Sei come un guerriero. Ok, per i capelli. Allora, come mai dopo l'IVA che non aumenti, le cose, i casini, gli 8 miliardi che vengono fuori da pagare, tutto, chiamate anche me per metterci un carico agli italiani. Perché proprio. Solo tu puoi dare la speranza. Sì. Guarda, siamo messi malissimo. Come siamo messi? Bene. Una cosa che mi è venuta in mente, un paio di cose che volevo dirvi che sono fantastiche, penso che avrete parlato di questa sentenza. Dicevo che nella lettura della sentenza per un momento sembrava quasi un paese normale l'Italia. E poi ho visto Ferrara che si dava il rossetto e ho capito che invece era tutto come prima, capito? Questa visione di Ferrara con rossetto è un grande comico, anche lui secondo me riesce a fare delle cose fantastiche. Ha fatto questa serata di burlesque in piazza che è stata meravigliosa. Bella, eh? Non c'ero, sennò ci sarei andato. Guarda, lui quando fa sta roba, secondo me lo sa benissimo, si sta facendo un po' mezza cialtronata, mezzo circo, mezzo roba, perché si diverte. Però è molto, molto buffo. E l'assistente moglie è ancora più divertente. Senti, dacci la speranza oggi, Bergassola. Cosa indica di prospettiva ai giovani? I giovani gli dico che, cioè, di smettere di drogarsi perché non c'è più una lira. Quindi già potrebbe essere, cioè, la crisi potrebbe servire a qualcosa di passo utile. Avanti, eh. È già un passo avanti. E poi cosa fare? Che o studiate profondamente qualcosa di importante, oppure trovatevi da fare queste cose tipo il fabbro, fare le persiane, che sono lavori molto nobili. Il tecnico è anche Dario, l'uomo di mondo, Portolussi, che mancano i periti. Io sono perito navalmeccanico, tra l'altro. Mm-hmm. Ecco, ma che sa fare un perito navalmeccanico? E questo saperlo sarebbe bello, perché dai. Conosci da scuola, ma non sa cosa. Ma che sai, le bandiere, i codici di navigazione, no? No, noi siamo tecnici proprio come periti navalmeccanici, cioè noi dovremmo avere contatto con l'officina, ai tempi, ormai c'ho 56 anni, dove vado, però cantiere e un po' di... Io per un periodo ho fatto questi disegni, gli esplosi si chiamavano, quando ancora non c'erano i computer, niente, ripassavo a china i disegni su carta, quelli normali con la matita, e poi c'era la lucidatura, facevi il lucido. E la cosa divertente è anche in quel casino lì, avevo sempre l'handicap, perché essendo mancino, il tavolo, il tecnigrafo era fatto per destri. Al contrario. Esatto, come il pianoforte, come la macchina fotografica. Quindi potevi girarti, però, no? No, diventava tutto molto problematico, quindi con la china passando sulla mano, cioè ci passavo sopra, era un po' tutto molto complicato. Sbafficchiavi un po'. Bisognava fare battute direttamente anche lì, ma hanno detto piuttosto fai il comico, insomma, che facevo meno danni. Quindi proprio questo è il momento. E però un'altra cosa che voglio dire, ma funziona questa cosa di Marina Berlusconi, è vera? È bella, ti dà speranza, ti dà possibilità. Ieri Daniela Santanchè a Luca ha detto che le piace tanto, che poi ha detto finalmente una donna. Guarda, quando ha finito che Marina Berlusconi voleva prendere la guida di Dallas, questa Dynasty, questa roba Dallas. Che funziona molto così, lei ha sbuffato fumo dal naso, dalle narici, dalle orecchie, credo, perché finge di essere contenta, ma vorrebbe essere no, perché lei è dentro la famiglia molto, Però, con Marina e con Francesca Pascale lei sta così. Certo, lì ci vieni. Sei qua, tu che sei fuori dai giri che contano. Sei tu che sei ancora legato a Cicchito e Gasparri. No, è un po' il Richelieu della famiglia, lei, no? Possiamo dirlo. Esatto. Richelieu di Arco. Tu sei rimasto indietro, sei legato alla corrente dei colonnelli che è perdente. No, figura, io sono sempre perdente tutta la vita, se no starei al centro, cioè non voterei ogni tanto centro-sinistra quando mi capita, perché se no se io faccio il contrario di quello che mi viene da fare sarei un genio, cioè le azzeccherei tutte. Però l'idea è che la figlia, secondo me la prosecuzione è esatta, dovrebbe benissimo, l'unica differenza dal padre, perché anche il padre si è rifatto, anche il padre c'ha i tacchi, però i capelli sono suoi, di lei.
quindi secondo me lei potrebbe essere la prosecuzione giusta, ecco, mi sembra. Però insomma c'è del movimento sotto il cielo, insomma, no? Vogliamo darti il colpo di grazia con quel duello comico che tu hai perso con un professionista dell'informazione, e sai di cosa parlo. Che idea si è fatto poi alla fine? Ha davvero i Vasolici o c'è qualcuno che le rema contro? No. Adesso lo puniamo. Bravo, lo puniamo. La mia risposta, caro Vergassola, è questa. Grazie. Chi sbaglia pagaia. Dario, secondo me questa tua battuta ha prodotto le dimissioni della Idem. Guarda, lei era sul divano a vederti lì in onda, e questa è stata la colpo di grazia, rema contro pagaia. Quando ha visto che ero anche sotto quella casetta che c'è in una copertina di un libro, che c'era una casetta piccolina con una canoa su un lago, che ho detto questa, esatto, è la gli ha detto vedete si è accesa la luce, lì c'è la palestra. Lei ha detto marca male, si inizia così, marca male. Un'altra cosa geniale, non so chi, se era da qualcun altro, se era da, non ricordo, è sempre su Twitter, Josefa Ida andava eliminata in canoa e non tramite sentenze giuridiche. Era una cosa molto carina. No, però ne sono uscite talmente tante, sono ridere. Fantastiche, perché insomma poi se i cazzari si lanciano, sì. E ci siamo, però sono insomma cose divertenti. Una stupidaggine che ho visto quando Berlusconi ha detto questa non è una sentenza normale, non è vera, però è anche vero che la Minetti non è igienista, è anche vero che quell'altra non è il potere di Mubarak, è anche vero che quell'altra non è la figlia dell'autista di Craxi, quindi insomma è tutto, non è realtà, è Matrix, come direbbe qualcuno di da voi. Allora ti avremo per l'ultima puntata in onda, e poi nel weekend successivo, tu che sei pugliese, trapiantato pugliese solo per motivi di acchiappo ambientale, non a caso tutto il gruppo era giù, ti trasferisci a Polignano a Mare, uno dei posti più belli del mondo. Dove nessuno lo sa, ma è nato Domenico Modugno. Poteva andargli peggio. Lo sapevi, Domenico Modugno? Lo sapevo da 3-4 secondi, però lo sapevo, sì. Però perché c'è quell'attimo di fuorisincro. Però c'è questo festival che è sempre andato bene, è sempre andato meraviglioso, con degli ospiti fantastici. Da un paio d'anni c'è anche il Terese. Madonna mia, è precipitato tutto. Ma di volare. Senti Dario, ma tu che farai là? Che cos'hai, il tuo show? No, io faccio delle cosette, le ultime tre serate, sono 50 eventi, c'è un sacco di gente, un sacco di scrittori, politici. Io c'è la prima sera, c'è un incontro tra il ministro Orlando e Fitto, su, credo che parleranno di Ilva, poi andrò su a fare qualche domandina delle mie. Il giorno dopo dovrebbe esserci, c'è Oscar Farinetti e può darsi che venga anche Renzi, tra virgolette. Ah. Abbiamo chiesto anche Renzi, quindi vado anche lì. Sono tre cose, e poi la seratona finale, quella da fuoco e fiamme, dovrebbe esserci il buon Telese con Veneziani, che parleranno di libri, sia con i Telese che con Veneziani, e poi si accende come i fuochi d'artificio Telese da fuoco a Sgarbi, all'amice a Sgarbi, e deflagriamo, e partono i botte di fine serata, insomma. Questa è un Senti, po' la... qual è la battuta che ci salvi del tuo spettacolo, che ci regali? Una che a me mi ha sempre fatto ridere, siccome adesso mi hanno chiesto di fare una specie di stupidaggine, un'introduzione a un libro, come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, che io manco ci capivo niente, però aveva letto questa, che l'ho scritto, una battuta mia di 30 anni fa, che era: quante sigarette fumo tra una scoppata e l'altra, 6-7 stecche. Ecco, questa, lui da questa battuta qua mi piace. Non male. Però non l'avete capito. Fate un po' come Porro. Ma adesso sale anche l'aliquota sulle sigarette elettroniche. Senti, ma posso dire una battuta che vorrei fare domenica, l'ultima puntata di Nonda? Posso farla? E anticipala. Ma se dico delle stupidaggini a vanvera, che si dicono, le voci che si dicono in giro, no? Ma se Porro va in Rai, Telese andasse a Mediaset, io quello sono il terzo pollo. Il terzo pollo. Non la fare questa. Come, non è bella? No, perché ha già una reputazione, già sull'orlo della disoccupazione, non c'è l'incentivo neanche perché è perito. Dai, dinne un'altra, puoi riabilitarti, Dario. Vai. Ti dico cose che poi non riusciamo a farle. Non riusciamo a farle poi lì. Eh no, dai, che anticipo.
Adesso Ruby è ancora in Messico, ma ha telefonato che non vede l'ora di tornare per stare con Silvio un po' al fresco. No, questo è proprio a livello bassissimo. Poi un'altra. Tipo, non so, il governo si dà 6 mesi per pagare o no gli F-35. Perché noi invece dobbiamo pagare subito gli F-24? Questo lo dico. Questa è stupenda! Questa è bellissima, ma non l'hai scritta te. No, li sto leggendo da internet. Sì, certo. Sono quelle che stiamo preparando per la pensava, no, questa è stupenda. Questa deve aprire la puntata, perché abbiamo parlato degli F-35 ed è sicuramente un punto di svolta. Va bene. Però insomma, io adesso sono felice, continuo a fare queste stupidaggini, continuo a lavorare per voi facendo queste cose un po' strambe, però l'idea, questa è senza battuta, ma il Papa che apre questa indagine sullo IOR è fantastico, mi sa che lo dico anche a quelli della mia banca, apro un conto alla Banca del Vaticano se io continuo ad andare avanti così. Cioè, vero, ma è una figata, mai, però, tu non riesci più a fare satira su Bergoglio, e questa è la verità, voi vi alimentate solo del male, voi satirici. Su Bergoglio non fai mai battute, non ci riesci. Bergoglio, abbiamo detto, la prima cosa a Bergoglio quando si è presentato che è diventato Papa, che prendeva sempre l'autobus, ha detto che si chiama Francesco I Barratto. Senti, ma sarà il tema della puntata che faremo insieme domenica. La satira ha cambiato il suo rapporto con il potere? Cioè voi contate di più nei confronti del potere o no? Non ho idea, l'unica cosa che c'è veramente un'entrata a gamba tesa dei politici nella politica, cioè diventa difficile fare le gag sui politici adesso, diventa tutto molto più difficile, perché a parte Paiella che è un genio, credo che sarà in puntata, così ce la contra meglio, però fanno delle uscite di questi tempi che sono, sai cosa, ti cedo con questa che poi se me la fai dire là sono contento, come hanno definito i giudici la loro sentenza? No, non una so. Sentenza elegante. Le sentenze eleganti. No, perché adesso i politici, siccome fanno anche loro le serate, sono sempre in televisione, fanno le cose, fanno le battute, fanno le chiuse, fanno tutto, stanno rubando il posto. Sì, tutti, ma io penso veramente che voi contate più. Io penso veramente che quella tua casetta con la luce entra nell'opinione pubblica per endovena e crea un senso comune, che quella tua battuta sulla idem abbassa la soglia di considerazione di tolleranza sulla idem, penso che la battuta di Crozza sul Manche lo massacra, cioè penso che la satira conti molto di più. E sarà per quello che qualcuno ha fatto un editto e ha fatto chiudere un po' di trasmissioni, ma tanto tempo fa. Anzi, proprio dopo di quello i comici sono diventati protagonisti. Forse è stato l'editto che ha dato loro un karma eroico che prima non aveva. Ancora di più. Ha sottoscritto. No, per carità, non vuol dire che l'editto, noi abbiamo combattuto l'editto, lo consideriamo una cosa, l'editto di Sofia, una cosa oscena. Però è anche vero che il comico ha fatto il salto di qualità. Grazie, importante. Allora, meno male che io sono stato nominato, come si diceva una volta. Sei stato nominato, bene. Stato nominato. Senti, ma perché dice Paiella è un genio? Che ti è piaciuto di Paiella? Io Paiella, a parte le sue cose quando canta e tutto, che poi fondamentalmente è uno che vorrebbe cantare, è una sorta di quasi una drag queen ormai, che gli piace truccarsi, cosarsi, un po' come Ferrara, no? Poi fondamentalmente, io di Ferrara una volta ho detto che Ferrara ha lasciato la Rai liberando così 3 posti, ma questa è una battuta più ma tu non hai paura di fare la battuta greve, diciamo la verità, anche questo è il coraggio, no, questa è buona, però è proprio diverso, greve sono queste qua sono più sempliciotte quando parli di io una delle battute che adoro sempre di più sono la parte di Paiella e quando ho detto Cappezzone è colpito al volto da un pugno. Comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro, io ho molto l'idea. Ma Paiella, per esempio, quando facciamo con la Nis, parla con me poi alla 7, e questa cosa che faceva l'ex sindaco di Roma. Cioè, Alemanno! Veramente che minaccio. Cosa c'è di bello tecnicamente? Ecco, ora qui trasformati in un super esperto e dici che cosa dobbiamo apprezzare di quella pantomima. No, bisogna apprezzare che di una cosa detta come il sale piuttosto che la neve, quella roba lì è diventato un tormentone che è veramente corroso
la credibilità di Alemanno. In ogni caso, in questo caso, la satira è stata veramente demolita. Questo caso è vero. Infatti, ci stiamo portando avanti col lavoro di domenica, ma anche tecnicamente c'è quello studio sulla lingua, sulle E aperte e chiuse di Alemanno, che è fantastico. Ma le proprie tecniche, brave, bravura, sono quelle cose che io non riesco a farle, non sono proprio buono. Però c'è questa attitudine a capire un segno, che è quello che rappresenta la persona, e lui lo mette. Il fatto che tu gioisci di una buona performance di un tuo collega o sei invidioso? No, io sono felice come ha fatto. Io, ragazzi, se si alza la media, sono contento, ci mancherebbe altro, anche perché siccome sei bravissimo, noi non prendiamo quelli bravissimi, parli con la cazzata, però lui è bravo tanto, e soprattutto, a parte che è stato rovinato praticamente anche quello era Marino, e poi si è ammazzato più o meno sempre. Allora chiudiamo in bellezza con il grande Paiella, salutiamo Dario, che grazie, vedremo Dario. Sulla 7 sabato e domenica, grazie, ciao, salute, grazie a voi.